pretoriani! E questo chi sarebbe? Un eroe valoroso? Un veterano delle campagne? Gettate le spade, o vi ucciderò seduta stante. Prendetelo! Non può parlarti così! Fagliela pagare! Forza! Andiamo! Sì, così! Insegna quel rifiuto una lezione! Grazie. Grazie, centurione. Signore, un legionario ha ucciso Attico e Janus. C'è qualcuno là? Voi due, controllate! Niente! Tornate ai vostri posti! Certo! Meglio stare lontano dalle strade per evitare problemi. C'è un disertore assassino a piede libero e noi lo troveremo! Tu! Odioso assassino! Al riparo! Thank you.
finito di uccidere, farabutto! Arrenditi, ora! Resa! Bombone! Stimare la resa a noi! Chi credi di essere? Noi siamo pretoriani! Cinquantanove! Quanti ancora? Circa un centinaio. Sulla via Augusta, qualcuno ha ritratto la faccia di Nerone sulle natiche di un somaro. Pessima idea. Ritorsione collettiva. Stiamo seppellendo l'intera via. Ci aiuterà. Non abbiamo acqua, né servizi, né alloggi. E il cibo? Quale cibo? Devo mendicare per quello. Ti sei perso, straniero? Vedi, Marius, i nostri peggiori nemici non strisciano solo nelle terre più remote. Chi sei? Perché tutto questo? Mio padre era un eroe di Roma. Tuo padre era un grande generale e un senatore apprezzato. Troppo apprezzato, forse. L'imperatore è un uomo invidioso. Un uomo meschino. Tuo padre viveva per servire Roma. Nerone serve solo se stesso. Aspira al potere fine a se stesso. Si crede un dio. Il gelido vento sussurrò parole avvelenate all'orecchio dell'imperatore. Tuo padre
e altri come lui volevano rendere Roma al suo popolo. L'imperatore li fece assassinare. Dopotutto, è ciò che gli imperatori fanno. Il frutto della sua ingordigia fu spartito tra i suoi figli, Basilio e Commodo. Egli li colmò di poteri e responsabilità smisurate, di cui erano indegni. Roma abbandona i suoi figli, Marius. Tu hai un ruolo fondamentale nella tragedia umana. Del resto, tutti quanti noi siamo indispensabili. Damocle, spirito della vendetta. Il destino dell'impero è nelle tue mani. Salva Roma. Salvala da loro. Dovevo partecipare al torneo dell'imperatore. Soltanto un uomo poteva consentirmelo. Allora gli feci visita. Damocle? Sono qui per il torneo. Ah! Sei un gladiatore. L'armatura leggendaria è un vero tocco di classe. Mi hai quasi... Solo i guerrieri più abili possono partecipare. Vediamo se... combatti bene quanto... sai a chi dare. Sa che mio fratello Commodo ha trovato il suo antagonista. Bravo! E bene, meglio che il prossimo atto inizi. Un campione dell'arena, direttamente da Batavia, Justinius! Sta attento,
Quello fa sul serio. Nei miei alloggi, desideri affrontare il tuo imperatore? E così sia. Ecco il tuo lascia passare. Non perderlo. Hai trasformato l'assassinio in un'arte. Ma io sono solito esprimermi in forme differenti. Ecco alcune delle mie ultime opere. Ho appena portato gli ultimi ritocchi. È un dono di mio padre, l'imperatore. Un'opera strabiliante, se posso permettermi. Con una sorpresa nascosta. Uno scomparto nella testa che gli fa versare lacrime di pregiato vino bianco a simboleggiare l'amore per l'impero. Ma forse potrebbe versare qualunque cosa. Qualunque. Sangue. Fiumi di sangue. Livide montagne affossano il Senato. Le strade di Roma si tingeranno di rosso. Rosso sangue. Ti ho scorto nei miei sogni. Liberami se vuoi conoscere il tuo futuro. Eroe caduto di Roma. Spirito della vendetta. Ah. Damocle. Damocle. Damocle perirà per mano del grande generale Marius.
E il generale per mano di Damocle. Ma Nerone soccomberà solo sotto i colpi della sua stessa lama. Non puoi ucciderlo. Commodore era il prossimo. Al Colosseo di Roma avrebbe sbandierato le sue grandi vittorie attribuendole ingiustamente a sé. Avrei ottenuto il diritto di affrontarlo e purgare il veleno dal cuore di Roma. Avrei avuto la mia vendetta. Smani di uscire e combattere! Non sai di che parli. Verrai massacrato al primo scontro. Ho lottato in ogni arena, nessuno mi ha mai battuto. Questo è il Colosseo! Non sei qui per lottare. Sei qui per morire. Del tradimento.
mondo, unì i britanni per la loro impudenza, per farvi vampare nel cuore di Dover la fiamma di Roma. È stato magnifico, vero?
così magnifico che voglio la sua testa! Elargirò 1000 denari a chiunque riesca a portarmela! Il premio sarà mio! Perdono, Damodar, ma sono 1000 denari! Giocato ogni popolo che abbia osato opporsi a me! Sono il più grande generale ad aver mai guidato Roma e la sua gente! Oggi avete avuto l'onore! Sì! L'onore di ammirare il massacro di ogni gladiatore che mi abbia sfidato! Questi grandi e temuti guerrieri giacciono esanimi, piegati di fronte a voi, sconfitti da me, il vostro generale, condottiero e salvatore! Aquilo, confesso di essere piuttosto in ansia. Perché, imperatore? Damocle sta lottando come un leone da ore ormai, senza che le forze lo abbandonino. Non temete per vostro figlio, imperatore. Idiota, non temo per la sua inutile vita, ma per la mia borsa ho scommesso una fortuna. Piegherò la sorte, vostro oro è salvo. Oh, e anche il verme. Vostro salvatore! Vostro Dio! Dici di voler proteggere Roma. Ma chi proteggerà te da me? Thank you.
ultimo respiro. Lui, nauseabonda, canaglia! Maledetto! Avanti, Damocle. Reclama la tua vendetta. Di qua! Sono io, Commodo! No, sciocco! Sono io, Commodo! Io sono Commodo! Per te è finita, Damocle! E forse lui? Uccidetelo!
Senti il veleno. Non posso rischiare, Damocle. Tu mi capisci? Io so di essere immortale, ma la plebe è volubile. Un colpo fortunato da parte tua e la mia Sala al tuo ultimo respiro, comodo. Ho conosciuto un solo uomo capace di lottare così. Finiamo ciò che tuo padre ha iniziato, Marius. Svelto, dobbiamo uscire da qui. Il Senato non è che un pugno di vecchi politicanti, incapaci di discernere verità o ragione. Li ho messi in guardia sulla Britannia, ma senza fortuna. Commodo ha trattenuto le legioni, come un vigliacco, mentre una ciclopica armata barbarica depredava l'impero, puntando su Roma. I britanni? Sì. Le loro forze sono decuplicate. Chi si oppone a Roma non fatica a trovare alleati. Anche le tribù dei territori più remoti hanno inviato le loro belve da guerra. L'imperatore e Commodo si sono fatti dei nemici. Troppi nemici. Questi barbari si sono resi conto di quanto ci siamo impigriti sotto il governo di Nerone. Vogliono distruggerci. Distruggere l'impero. Senza Commodo, mi chiederanno di assumere il comando. E io avrò bisogno dei miei uomini migliori. Ho intuito che fossi tu nell'arena. E ho preparato questo. L'imperatore deve morire. E così sarà. Ma prima Roma va salvata. Ho bisogno di te, Marius. Lotta per tuo padre. Lotta per la legione. Lotta per Roma. Budik, un tempo aveva in pugno il suo destino, ora
Lei è alla testa di 1000 tribù. Le loro belve da guerra ci assediano. Il degrado di un impero in rovina bussa alle porte della capitale. Tutti rispondiamo delle nostre scelte, Nerone. Ma sembra che sia solo il popolo di Roma a pagare per te. Abutik. Il tuo nemico non era Roma, ma Nerone, l'assassino dei nostri padri. E noi saremo vendicati. Ma se Roma cade, il nostro mondo piomberà nell'oscurità. Il caos seminerà devastazione. Io non permetterò mai che questo accada. Della città spingeranno quegli animali in questa piazza. Hanno una supremazia numerica schiacciante, ma in questo spazio il vantaggio si annulla. E se gli dei vorranno, Roma vedrà un nuovo giorno. Arriva. In posizione. In posizione! Attaccare! Marius, pensa tu allo scorpione. Mi dai dei bersagli che ti indico. Segui! Marius, i carceri sono a posizione pronti agli ordini.